amici e amici, oggi vediamo insieme l'astuccio magnetico spagnolo dei mio mini pony, mi pequeño pony. Por favor. Allora, sono qua con Sivi. Ciao a tutti. Che vi parlerà di questo bell'astuccio, perché insomma è roba sua. È roba da femmine. Sì, esatto. Infatti. Allora, praticamente questa qui, se non abbiamo capito male, è una società spagnola che si chiama... aspettate, dove l'ho visto? Qua. Qui c'è un loghino. Juipal. Ho visto su internet che ci sono altri modelli fatti in questo modo qua. E niente, c'è scritto anche qui, tanto per dirti. E qui c'è scritto un'altra parola, guarda, non so, Josian. Boh, vabbè, niente. La cosa che ci interessa è che questo è un astuccio magnetico europeo, quindi, e con licenza Mini Pony. Vediamo un po', passo la linea a Sivi che va a descrivere il prodotto. Allora, questo qua è classico astuccio magnetico, come quelli che avevamo anche noi di tante altre marche, però quello dei mini pony io francamente non me lo ricordo. In ogni caso, si apre, ci sono i pennarelli, c'è uno spazio per mettere probabilmente gommine, temperini, cose di questo genere. Tra l'altro, questi sono Carioca, quindi sì, sono italiani. E sono nuovi, sì, nuovi di pacca. Non abbiamo verificato se scrivono ancora, anche se sono passati tutti questi anni, temo di no. Però comunque sono intonsi. Che bello. La cosa simpatica di questo astuccio però in realtà è l'effettone speciale dato da questi pulsanti che cambiano i contenuti. In questo momento c'è una data ipotetica che sarebbe il 14 novembre del 1990, vabbè. In realtà le cose si possono anche cambiare, ci sono anche dei disegnini, qua c'è un pallone, ci sono dei soldi, c'è una caramella, ah, che carino, un nasso di fiori, una macchinina, così, tanto per gradire, anche se vabbè ha più senso avere la data naturalmente. Perché certo, quindi questo era un effetto speciale di questo astuccio. C'è il tasto del giorno che però purtroppo non funziona più, vabbè, ah, che non peccato. Si può cambiare. Niente, lasciamo su giovedì. Vedete che tra l'altro è scritto in due lingue, qui c'è spagnolo e inglese. Infatti. E qua probabilmente le materie, qua c'è scritto sport, però se lo cambi diventa lingua straniera, scienze sociali, matematica. Ah, ma che carino, eccetera. Con tutti i disegnini, fortissimo. Personalmente la cosa che mi piace di più però è questo, che è il termometro ambiente. Adesso non so se riesco a farlo attivare come ieri. Forse l'hai schiacciato più forte. No, è il calore della mano, che però in questo momento c'è un po' fredda. Prova tu che magari c'è il dito più caldo. Qua? Sì. Abbiamo notato in controluce che la temperatura massima che rileva questa cosa qua sono 26 gradi, per cui, peccato che non vada. Niente, purtroppo non riusciamo a farlo funzionare. Ora non so se riesco, magari aumentando il contrasto, a farvi vedere i numeri. Comunque, alla fine questo qui è una specie di sticker, quindi dovrebbe funzionare a contatto tattile, diciamo così. Sì, quelle cose come il regalino della risfera, mi sembra che fosse, che c'erano le medagliette che se tu le toccavi rivelavano sotto l'animaletto, la coccinella. Io avevo la coccinella e lo scoiattolo. Me le ricordo, me le ricordo. Altre che erano molto più carine. Bellissime. Niente, poi altro contenuto dell'astuccio. Qui siamo allo sballo. Qua ci sono i pastelli di questa marca evidentemente spagnola, Festival, di cui non ho mai sentito parlare. La gommina e il temperino. Tutto rigorosamente sul rosa, abbiamo visto. Ecco, ora voi non potete sentire, ma questa gommina qui fa un profumo da sballo, veramente. È bellissimo sentire un profumo degli anni 80 sotto il naso, è veramente forte. Vedete, sono proprio nuove nuove, anche il temperino mai usato. Sì, anche la gommina che di solito si concia male, invece questa qua non è mai stata aperta. E... Tra l'altro questo, sì, si solleva, ok. Per cui sotto si potevano mettere i bigliettini, che è un grande classico. Sì, 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 voglia, voglia. Beh, diciamo, manca l'elemento puccioso giapponese. È strano non vedere caratteri in giapponese dappertutto, visto che di solito in quegli astucci si vedevano questo tipo di cose, però abbiamo i mini pony qua. Sì. Questi sono i disegni originali. Sono i disegni originali ricolorati, perché comunque questo tipo di colori non me li ricordo, però comunque fatti abbastanza bene e simpatici, con la scritta in spagnolo. E l'unico difetto che ha questo astuccio è che ha questa specie di macchia qui, la vedete?
E anche sul retro c'è una specie di macchia simile. Sì, non abbiamo capito cos'è. Sembra scotch, probabilmente questa cosa è attaccata con lo scotch in qualche maniera e deve avere filtrato un pochino. Sì, si vede che c'era qualcosa sopra e ha rovinato. Ma comunque è tenuto bene, l'abbiamo pagato una cavolata. Sicuramente una bella aggiunta, è un oggetto carino per i collezionisti di mini pony. Con questo vi salutiamo, ci vediamo presto. Ciao a tutti. Ciao.